Poracci, eccoci che torniamo a parlare di uno dei seguiti più attesi di tutti i tempi. Sin dal suo reveal, Breath of the Wild 2 ha generato una quantità di interesse fuori scala. I fan Nintendo non vedono l'ora di sapere qualcosa di più a proposito del nuovo capitolo di The Legend of Zelda, soprattutto in questo periodo abbastanza incerto per la lineup di Nintendo Switch. Ed è proprio di ieri la notizia riportata da Game Reactor che i doppiatori spagnoli di Zelda e Revali avrebbero confermato all'interno di un podcast che i lavori relativi all'adattamento spagnolo di Breath of the Wild 2 sarebbero stati portati a termine. Prima di analizzare per bene le implicazioni di questo scoop, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Partiamo da un dato di fatto: se il doppiaggio in spagnolo fosse stato già effettivamente completato, significherebbe che lo sviluppo di Breath of the Wild 2 si troverebbe in uno stato prossimo al completamento. Le fasi di adattamento e doppiaggio di produzioni multilingua di questo calibro, infatti, ricoprono solitamente le fasi finali della post-produzione e quindi, con una delle principali lingue europee già completata, sarebbe corretto ipotizzare uno sviluppo entrato nelle fasi finali e un Breath of the Wild 2 pronto per essere lanciato sul mercato, magari entro la fine dell'anno. Non voglio tagliare le gambe al vostro entusiasmo, ma quanto riportato da Game Reactor in realtà non corrisponde esattamente a quello che è stato detto dai due intervistati. La conversazione è molto informale, ha un tono scherzoso e, come riportato da numerosi utenti su Twitter che hanno tradotto l'intervista dallo spagnolo all'inglese, i due doppiatori in realtà parlano delle difficoltà nel lavorare a doppiaggi senza avere un appropriato contesto del compito che stanno svolgendo e di come spesso gli accordi di riservatezza a cui devono aderire per poter entrare a far parte delle produzioni creino un'aura di segretezza che spesso genera speculazioni in fuori controllo, un po' come è successo in questo caso. I due attori quindi non confermano né smentiscono niente e, sebbene sia plausibile pensare che siano al lavoro sull'ultimo capitolo di Zelda, da questa conversazione non è possibile trarre alcuna informazione sul progresso della produzione. È ormai da più di un anno che si vocifera una possibile data di uscita prevista per la fine del 2020 e io da sempre l'ho trovata una previsione abbastanza irrealistica. Con il vuoto che ha colpito la lineup di Switch, però, inizio a pensare anche io che Nintendo si stia impegnando per far arrivare Breath of the Wild 2 il prima possibile, magari proprio per contrastare l'arrivo della next gen di Sony e Microsoft. Con PS5 e Series X alle porte, l'ibrida della grande N rischia di perdere la posizione privilegiata che si è ritagliata nel corso degli ultimi anni e un titolo di peso come The Legend of Zelda potrebbe essere un ottimo modo per contrastare il divario generazionale sempre più problematico. Se non proprio per il 2020, sono convinto che vedremo Breath of the Wild 2 entro la prima metà del 2021, accompagnato dalla tanto chiacchierata Switch Pro, un'accoppiata studiata appositamente per porre rimedi al ritardo accumulato rispetto alle concorrenti. Nonostante ciò, mi dispiace, ma penso che quest'ultimo rumor nato dal podcast spagnolo sia solo una notizia riportata erroneamente per generare un po' di hype e giocare sulle aspettative dei fan Nintendo. E voi poracci cosa ne pensate? Quando credete riusciremo a mettere le mani su Breath of the Wild 2? Vi aspetto nei commenti, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Miguel, mira il dito, hola!